dolce Piazza Guido Monaco, perché saranno tre giorni di cioccolato, direttore Checcaglieni. Quattro giorni. Questa fa parte di una delle tante iniziative che avete in mente per, la, per rivalutare la piazza? Sì, naturalmente i problemi che Piazza Guido Monaco ha rappresentato in questi mesi, la disaffezione anche degli aretini, insieme agli operatori, d'accordo anche noi con il Comune, abbiamo voluto organizzare questa manifestazione, la quale ripropone la piazza alla città, quindi sarà in quei giorni visitata da tanti cittadini che potranno riscoprire la piazza, riappropriarsi della piazza, farla divenire la piazza degli aretini e nello stesso tempo potranno apprezzare le delizie del cioccolato, insomma, che sono sempre. Saranno i maestri cioccolatieri? Sì, ci saranno 13 aziende, in parte aretine e in parte di altre località, che esporranno i loro prodotti e faranno assaggiare questa, questa meravigliosa cosa che è il cioccolato, insomma. Il cioccolato è squisito, quindi sarà un'occasione per riscoprire Piazza Guido Monaco e anche l'occasione per acquistare e fare dei regali, visto che è iniziato lo shopping natalizio. Io insisto, quello che è accaduto in Piazza Guido Monaco nella mente di aretini può essere stata un motivo per cui, insomma, ci si reca malvolentieri. Scoprendo, riscoprendo la piazza, si ha modo di trovare anche la cioccolata e quindi questo abbinamento io credo che potrà piacere agli aretini. Quindi c'è stato consenso da parte degli operatori? Certamente, hanno accettato. Sì, certamente sì, sono ben contenti che quella piazza si animi. Noi rinnoviamo la richiesta all'assessore comunque di non considerare solo iniziative momento di animazione della piazza o anche di soluzione dei problemi che essa rappresenta tutti i giorni della settimana, per cui abbiamo rinnovato la richiesta all'assessore alla sicurezza di prevedere una presenza delle guardie municipali nella piazza con una situazione stabile.